Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un MSI GT780R, un portatile dedicato alla fascia gaming per quanto riguarda la zona alta, quindi del mercato dei computer portatili. Nello specifico parliamo di un modello dotato di 16 GB di RAM, quando considerate che adesso la media di computer venduti alla grande distribuzione è dotato di un quarto di tale capacità, infatti di media stiamo sui 4 giga appunto di RAM. Abbiamo un processore i7 e una scheda Nvidia 560M. Adesso facciamo una rapida recensione, abbiamo fatto anche poi dei benchmark, pubblicheremo il tutto a tempo debito. Facciamo questa rapida passata in video per coloro i quali preferiscono vedere e ascoltare la recensione piuttosto di doverla se la leggere. Come si diceva, abbiamo un i7, come vedete abbiamo un Sandy Bridge, nello specifico parliamo di un 2630 QM che di base è cloccato sui 2 GHz. Passiamo ora alla sezione grafica, vedete abbiamo una 560M con un giga e mezzo di memoria video, quindi abbiamo un comparto che ci permette di avere prestazioni davvero interessanti. Considerate che abbiamo fatto girare Hyper-V sull'i7 in questione, praticamente otteniamo prestazioni d'alto profilo comparabili appunto a quelle che si possono ottenere quando viene utilizzato appunto un desktop di alto livello. Quindi insomma parliamo di un computer che può essere assolutamente considerato un desktop replacement. Buona cosa quindi perché ci sono persone che gradiscono per esempio avere un portatile sufficientemente potente con il quale poter fare un po' quello che gli pare. Passiamo ora alla visualizzazione delle immagini. Come vedete siamo dotati diciamo di questo programmino, si chiama Easy Viewer, è un programmino incluso con l'acquisto dell'MSI. Ovviamente potete pur sempre fare pulsante destro apri con, che in questo caso è Open With, e poi selezionare Windows Photo Viewer. Come vedete queste sono le tradizionali immagini che facciamo sempre vedere per valutare, diciamo, la qualità. Queste sono realizzate con una Canon HFS21, come vedete qui abbiamo poi anche una serie di video. Si diceva, sono quelle che noi andiamo a valutare un po' con tutti i portatili che ci capitano tra le mani. Come potete vedere, la definizione dei colori è decisamente buona. Guardate per esempio i dettagli dei fiori. Come anche per esempio il dettaglio di questi petali. Quindi la qualità dell'immagine c'è, si vede, i colori sono anche fedeli rispetto a quelli che si trovavano poi in natura. In questo modo, diciamo, possiamo verificare, a parte la bontà della camera che era comunque già stata testata, infatti è per quello che utilizziamo questi scatti come prova, possiamo anche valutare per esempio la bontà del pannello stesso, la cui configurazione non è esasperata nell'evidenziare per esempio colori vivaci, come per esempio capita su alcuni Super AMOLED, nei quali pannelli appunto troviamo dei colori esageratamente sparati, proprio magari anche sovrasaturi e quindi poco fedeli appunto all'originale. L'importante quando vediamo un'immagine, secondo me, è che l'immagine stessa sia fedele all'originale, quando ovviamente l'originale è realizzato in alta qualità. Avere dei colori esagerati e non fedeli appunto alla realtà, secondo me, non è utile. Abbiamo anche poi testato dei video, vi abbiamo realizzato, diciamo, un video dedicato alla sezione audio. Come potete vedere, in questo caso abbiamo un 1080i50, quale video sempre realizzato dalla Canon HFS21. Gira che è un piacere, video realizzato nel solito parco pubblico con lo sfondo appunto gli alberi e il sentiero
Sassoso, quindi insomma ci siamo, gestione audio appunto, gli abbiamo dedicato un focus preciso, così appunto da valutarle questo aspetto che secondo me è uno dei punti di forza appunto di questo portatile. Vedremo poi ovviamente tutta la gestione disco, la gestione QWERTY, anche per quanto riguarda la gestione QWERTY, noi su questo programma, su KLM, il Keyboard LED Manager di MSI, che appunto è installato con questo portatile, anche in questo caso ci abbiamo fatto sopra un approfondimento, quindi permettetemi adesso di essere un attimino succinto, così appunto da creare una video recensione compatta. Si diceva, abbiamo fatto girare Hyper-P, come potete apprezzare, diciamo il tempo medio si attesta sulla ventina di minuti. Il risultato migliore arriva a 14 minuti, vedete? Super-P nel... Scusate, che... Eccoci qui, Super-P Core CPU numero 3. Abbiamo un risultato di 14 minuti, molto interessante perché in pratica vi permette di comprendere quando raggiungiamo il calcolo, nello specifico parliamo di 32 milioni di cifre dopo la virgola del pi greco, il primo risultato appunto lo raggiungiamo in meno di un quarto d'ora. Quindi è un risultato assolutamente di rilievo da tenere presente, considerando comunque la distribuzione media stiamo sotto alla ventina di minuti, quindi sono prestazioni appunto pari a quelle raggiungibili da un desktop. Per quanto riguarda la gestione disco, vi abbiamo fatto uno screenshot dedicato a quanto diciamo si può vedere nel sistema. Vedete, abbiamo il disco 0 da 931 GB e il disco 1, in questo caso è una DTU Ultimate Generation 2 di Kingston, abbiamo utilizzata per memorizzare i benchmark che andavamo a realizzare e per salvare ovviamente gli screenshot, quindi viene diciamo correttamente visualizzato, viene correttamente visualizzato anche la suddivisione appunto del disco primario, perché nella realtà il disco primario è formato da due dischi reali, infatti all'interno troviamo due Western Digital, sono due dischi appunto tradizionali da notebook che però sono stati configurati in RAID 0. Questa chicca, visto che appunto all'interno di questo notebook andiamo a trovare due dischi in sostanza da 500 GB l'uno, questa chicca, ossia la configurazione in RAID 0, permette di avere prestazioni superiori rispetto alla media ottenibile da un notebook. Di base infatti potete apprezzare da questo benchmark realizzato con ActoDisk, questo benchmark come Unigine, come tutti i benchmark che utilizziamo noi, sono liberamente scaricabili anche da voi, così potete replicare in proprio tutti i test che andiamo a eseguire proprio per vedere appunto se il vostro sistema è ben configurato, se magari variando una componente siete riusciti a migliorare la situazione e le prestazioni del vostro computer, così insomma da essere trasparenti il più possibile, insomma più di così non è possibile fare proprio. Come vedete abbiamo più di 150 MB in lettura e scrittura, quindi è un traguardo decisamente buono, proprio perché il fatto di configurare i due dischi da 500 GB l'uno in RAID 0 permette di avere delle prestazioni di tutto rispetto, superiori persino a moltissimi dischi da 7200 giri appartenenti alla fascia desktop, quindi quelli classici da 3.5 pollici per intenderci. Questa soluzione quindi regala prestazioni decisamente buone, è un'ottima soluzione proprio perché a parte la capacità che comunque è un terabyte, che insomma non è niente male, vi permette anche di portare a casa un computer decisamente valido nel momento in cui per esempio lo andate a utilizzare per l'elaborazione di dati corposi, per il trasferimento, la copia o la modifica appunto di questi dati corposi. Buona cosa, avete una buona capacità, una buona velocità e ovvio che avendo due slot da 2.5 pollici potreste anche teoricamente avere un disco SSD, per esempio da 120, 160, 180 GB, dove andare a inserire il sistema operativo, i programmi o i giochi, videogiochi, nello specifico principi, che usate in maniera principale, quindi insomma le cose di maggior accesso,
e un disco di storage da 500-750, 1 terabyte, perché fanno anche i dischi da 1 terabyte nel taglio da 2,5. Per essere precisi, adesso ci arriverà un Western Digital Cavier Black nel taglio da 1 tera, sempre nella dimensione da 2,5 pollici. Lo andremo a recensire, quindi rimanete sintonizzati sul canale anche per questo motivo. Comunque, considerando la possibilità di sostituire i due dischi che vi arrivano a casa con un SSD più un disco di storage, potreste raggiungere prestazioni addirittura superiori. Ovviamente, come diciamo nostra abitudine, abbiamo fatto girare anche HDTune, che ci permette in pratica di confermare i valori registrati in precedenza. Come potete apprezzare, anche avendo un RAID 0 come volume, abbiamo diciamo una distribuzione discendente delle prestazioni tipiche di una soluzione appunto a disco rotativo. Fosse un SSD, la distribuzione sarebbe abbastanza omogenea sull'orizzontale. E abbiamo una distribuzione anche dei tempi di accesso intorno ai 18 millisecondi, diciamo non proprio la velocità migliore nel momento in cui per esempio avete la necessità di gestire tanti file di piccole dimensioni, tuttavia con un disco rotativo è il punto debole di ogni disco rotativo. Per migliorare l'aspetto quale l'access time dovreste sicuramente passare a un SSD. Si diceva che se fatto girare pure as SSD, vedete anche in questo caso abbiamo prestazioni interessanti. Abbiamo anche dei tempi di accesso decisamente validi. Abbiamo ovviamente fatto girare tutta la suite sarà resa disponibile, così appunto da permettervi un giudizio sereno e tranquillo con tutta calma. Adesso permettetemi di andare un attimino più veloce, così da sintetizzare il più possibile questa video recensione. Si diceva di Unigine, come vedete abbiamo memorizzato un paio di cartelle, Unigine e Unigine Overclock. Infatti questo computer presenta una chicca interessante, c'è un pulsante presente appunto nella QWERTY, vedete, lo trovate evidenziato in questo punto con la scritta P1, di base se appunto lo andate a utilizzare vi permette di attivare o disattivare una sorta di piccolo overclock della scheda grafica. Vedete, turbo off, turbo on. Pertanto abbiamo realizzato i test di Unigine, siccome questo overclock va principalmente a interessare il comparto grafico, abbiamo realizzato i test di Unigine sia stando in overclock off, come vedete adesso apriamo Heaven, Sanctuary e Tropics, come vedete abbiamo prestazioni interessanti, considerate per esempio che con Sanctuary siamo sui 52 fps con un picco di 65, con Tropics abbiamo più di 30 fps, quindi considerate che sopra i 24 fps l'occhio umano li considera il filmato fluido. Ovviamente più FPS ci sono, più il filmato diciamo guadagna in fluidità, ma sopra i 24 l'occhio umano considera appunto il filmato di media alta qualità. Quindi abbiamo 34. Solo con Heaven, che ovviamente è quello che va a essere più gravoso, stiamo poco sotto la ventina di FPS. Infatti, quando gira Heaven, l'immagine è leggermente scattosa. Tuttavia, per essere Heaven, diciamo, rappresenta i giochi attualmente in commercio più complessi appunto da gestire dal punto di vista grafico. Quindi è un computer dedicato alla fascia gaming che realmente può supportare con soddisfazione gli utenti, diciamo, di questa categoria. Con Overclock abbiamo fatto girare anche questi benchmark in Overclock. Come potete apprezzare, per esempio, i punteggi scores, vedete, sono leggermente superiori rispetto alla condizione precedente. Vedete, per esempio, con Tropics, che lo possiamo considerare il benchmark di medio livello, troviamo uno scores di 8,80 mentre qui avevamo 851. Abbiamo un leggero miglioramento anche negli FPS.
Quindi questo leggero overclock, che appunto viene garantito alla sola pressione di un pulsante, è davvero davvero comodo, alla portata di chiunque, perché appunto basta sfiorare un pulsante e l'overclock si applica da solo. È una soluzione interessante nel momento in cui, per esempio, volete sfruttare al massimo la potenzialità del computer mantenendo una stabilità di insieme comunque valida. Abbiamo fatto girare per diverso tempo questi benchmark a vuoto, quindi facendo girare, diciamo, l'immagine e il suono in loop, anche accendendo l'overclock automatico non abbiamo riscontrato instabilità del sistema. Il sistema continuava ad andare e non si spegneva, quindi non andava in errore la scheda, perché quando per esempio mandate in overclock una macchina e la scheda non ha stabilità, può succedere per esempio che la scheda vada disconnettendosi, diciamo, dal sistema, il sistema ripristina i driver, ripristina la scheda, ma interrompe l'esecuzione del filmato che metteva in crisi appunto il sistema. E diciamo, mandare in loop per esempio un filmato di questi di Unigine può aiutare nel comprendere se una scheda è correttamente configurata. Questo MSI GT780R compie perfettamente il proprio lavoro, anche mandandolo quindi con l'overclock acceso, tira bene. Pubblicheremo ovviamente i risultati, quindi adesso permettetemi di stringere un attimo. Diamo un'occhiata anche al Windows Experience Index, vedete il punteggio va tra 1.0 e 7.9, considerate che tutti i componenti tranne il disco, che si piazza a 5.9, l'elemento, diciamo, che va a rovinare la media è il disco rigido. Ovviamente il disco rigido è diciamo, limitato da questo punto di vista, è limitato, si diceva, proprio perché è un disco rotativo. Se volete appunto migliorare le prestazioni di GT780R dovete certamente passare da un disco di tipo rotativo, quale è quello attualmente, diciamo, inserito nella macchina, sebbene configurato in RAID 0, per carità, però per appunto migliorare sensibilmente le prestazioni dovreste pensare seriamente ad investire un paio di centinaia di euro in un SSD che vi garantirà sicuramente un boost prestazionale di spessore. Ovviamente per contenere i costi MSI doveva fare una scelta tra installare dei semplici dischi rotativi e lasciarli, diciamo, come mamma li ha fatti, oppure configurarli in RAID 0. Questa sicuramente è la soluzione migliore, perché garantisce all'utente fin da subito, comunque contenendo i costi, delle prestazioni interessanti. Ultima cosa, già che appunto abbiamo il Windows Experience Index, vediamo di concentrarci solo un istante sul resto dei valori. Ho chiuso un attimino prima del dovuto, vedete siamo su 7.4, 7.6, 7.2, quindi tutti gli altri, 7.4 per esempio il punteggio del processore, la memoria ottiene un punteggio di 7.6, la grafica ottiene un punteggio di 7.2, quindi sono valori decisamente, decisamente buoni, considerando che il top è 7.9. Quindi mi diciamo, dichiaro decisamente soddisfatto di queste prestazioni. Io personalmente, appunto, all'acquirente che si decide di portare a casa questo GT780R, caldamente consiglio di pensare a spendere un paio di centinaia di euro in un SSD da 2.5 pollici, ce ne sono tante marche, diciamo che Kingston, OCZ e Corsair sono attualmente quelli che offrono prestazioni migliori. Poi ovviamente ognuno può comprare quel che gli pare, noi consigliamo, diciamo, quello che garantisce maggiore soddisfazione, e il boost prestazionale renderà questo MSI GT780R davvero davvero fulmineo. La recensione, diciamo, terminerebbe così, volevo farla intorno ai 20 minuti in modo tale che fosse appunto compatta. Vi abbiamo fatto una breve demo sulle fotografie, sui filmati, vi abbiamo fatto vedere un attimino come gira, vi abbiamo fatto sentire brevemente come gestisce l'audio, sull'audio vi abbiamo fatto un focus dedicato che vi consiglio appunto di andare a vedere, perché questo sistema è dotato di un sonoro realizzato in collaborazione con Dyna Audio, che merita appunto un approfondimento a sé perché è davvero ben riuscito. La solidità della QWERTY
è riprovata, non abbiamo avuto noie. SteelSeries, che è appunto il marchio attraverso il quale si va a pubblicizzare la qualità della tastiera stessa, ha diciamo la caratteristica di essere particolarmente stabile, solida e utilizzabile. Nella digitazione che abbiamo provato noi, ovviamente noi eravamo dotati della QWERTY con layout americano, non abbiamo comunque riscontrato problemi. Ovviamente le lettere e i simboli erano in posizioni diverse rispetto a quella che troverete voi quando andrete ad acquistarlo sul suolo italiano, però per il resto la qualità c'è. Vi abbiamo fatto un approfondimento dedicato anche alla gestione dell'illuminazione colorata che si può gestire attraverso l'icona KLM presente appunto sul desktop. Vi abbiamo fatto vedere un attimino come si comporta, vi invito ad andarvelo a vedere se volete approfondire questo aspetto. Il sistema comunque può essere poi utilizzabile con pennette USB 2, USB 3, noi abbiamo utilizzato appunto una DT Ultimate Generation 2 di Kingston, l'attuale penna USB 3. Da 64 giga con maggiori prestazioni sul mercato, parliamo di 100 megabyte per secondo in lettura e 70 megabyte per secondo in scrittura, cosa che diciamo già di per sé sono valori interessanti, considerate che comunque potete raggiungere anche i 110 megabyte, 120 se non ricordo male, con tale pennetta. Ora non ho più i benchmark sotto mano, ma vi abbiamo realizzato una recensione ad occhio, quindi vi invito ad andarvela a vedere qualora foste interessati a tale extra. Quanto a porte, ce ne sono veramente per tutti i gusti, abbiamo un'ottima sezione video. Vi rimando comunque alla galleria fotografica, così appunto da permettermi adesso di chiudere il tutto. Ve l'abbiamo fotografato un po' sotto tutte le angolazioni, proprio per questo vi rimando alla galleria fotografica, perché secondo me è sufficientemente esauriente. Inutile che adesso vado a riepilogare quanto risulta già pubblicato online. Mi risulta di non essermi dimenticato nulla, vi abbiamo parlato della CPU, della GPU, della gestione disco, di come funziona l'audio, di come funziona la QWERTY, della possibilità di avere tante porte di espansione. Ovviamente il portatile non è tra i più compatti sul mercato, questo bisogna dirlo, il portatile è corposo, deve garbarvi un form factor, diciamo, grosso. Quanto a notebook, questo bisogna ammetterlo, però per avere un notebook completo di tutto necessario per poter videogiocare con buona soddisfazione, le dimensioni diciamo che vi lasceranno appunto un attimino di stucco, se vi aspettate ovviamente una sottigliezza pari al MacBook Air, oppure vi lasceranno appunto interessati nel vedere come comunque si può compattare una buona audio, una buona grafica, un buon processore in una linea comunque piacevole. Ovviamente va a gusto personale l'estetica, anche per questo che abbiamo fotografato il portatile sotto tutti gli aspetti, così da permettervi un maggiore giudizio e una libertà appunto di giudizio che ovviamente ognuno di voi deve poter avere. Può piacere, può non piacere, la qualità c'è. Il design è sportivo, è parecchio spigoloso, poi ovviamente va sempre a gusto personale. Come portatile, quindi, per videogiocare hanno fatto centro, MSI ha centrato l'obiettivo sicuramente. La tastiera è come la gestione audio, come la gestione qualità video, diciamo, dedicata appunto all'ambito Nvidia. Secondo me sono i punti di forza di questo portatile, il peso e appunto lo spessore, visto che ha una forma un po' a cuneo di questo portatile, può essere leggermente limitante nel momento in cui, per esempio, volete trasportarlo e utilizzarlo in mobilità. Questo portatile è comunque dotato di pacco batteria, per carità, però insomma non è proprio l'esemplare perfetto, ecco, per essere considerato come portatile. In ogni caso, il trasporto può avvenire, non ci sono particolari problemi. È ovvio che nel voler un desktop replacement sufficientemente buono per videogiocare con soddisfazione, sull'aspetto, diciamo, della portabilità e del peso complessivo della macchina, qualche rinuncia, ecco, bisogna farla. Tutto ancora non si può avere mantenendo comunque dimensioni compatte. Spero che questa recensione vi sia utile. Ovviamente arriverà quella scritta corredata da tutti gli screenshot che adesso brevemente abbiamo passato.
durante il video. Io spero appunto che vi sia stata utile. Se avete domande, dubbi, curiosità, noi siamo qui. Lo spazio ai commenti come sempre è libero, basta solo usare un attimo di buona educazione per evitare di far perdere tempo a noi, in sostanza a cancellare commenti inopportuni. Ecco. Finora non abbiamo avuto problemi, vi ringraziamo della collaborazione proprio per questo. Pertanto io vi ringrazio anche per l'attenzione che ci avete dato, insomma, per ascoltare questa recensione. Vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete vi invito a iscrivervi ai canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se vi iscrivete a questi social rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, grazie ancora, ci vediamo con la recensione scritta, un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.